pochi minuti fa è iniziato il 16 di febbraio. Cosa significa? Che il 15 di febbraio a mezzanotte termina il tempo utile per presentare i progetti per Legnano Ideale Bilancio Partecipativo. Benissimo. I progetti sono stati presentati, chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori. Già a mezzanotte un minuto ho già delle considerazioni. Un centinaio, ma 100, 120, non li ho contati, progetti. Quali sono questi progetti, o almeno di che cosa trattano? Bicicletta e mobilità leggera, illuminazione cittadina e vigilanza. Poi si parla anche della rivalutazione del parco, dei sentieri, le aree verdi, parco giochi e alberi. C'è sì dei progetti che si occupano di riscoprire Legnano, poterne fare delle guide per Legnano, restaurare delle opere, riprendere delle aree abbandonate, cappelle votive, eccetera. C'è la parte artistica in Legnano, dove si parla di teatro e teatralità, anche scuola di teatro, posti dove poter fare dibattito e cultura, storia anche medievale. C'è chi parla di igiene, pulizia della città e anche della bellezza personale, perché no? Si parla di strutture, la stazione, dei pendolari, parcheggi di tutti i tipi, sulla sicurezza stradale, sulla sicurezza e anche la percorribilità delle strade, la vigilanza sulle strade, l'arredo urbano, taxi, servizi, eccetera, purché si tratta di muoversi. C'è chi parla del palio, il palio inteso come un movimento che smuove un sacco di 8 contrade, è tutto un evento, diciamo, cittadino, perfettamente centrato sulla città di Legnano. Il palio di Legnano è qui, quindi palio. C'è chi parla di associazionismo, cioè le associazioni, le associazioni dell'associazione e fare aggregazione. Si parla anche di salute, della distribuzione del latte, quelle di fare dei servizi generici anche per pulire le cantine, insomma tanti altri lavoretti che sono utili e interessanti anche per la città. Poi si parla di scuola e lavoro, moda, ma sempre riferito a scuola e lavoro, musica, si parla di giochi, la biblioteca anche per tutti, anche in periferia, dell'aggregazione scolastica, dell'istruzione anche in lingua, di fare il bello anche dei giovani, promuovere anche delle scuole di idee, quello dell'informatizzazione e anche di creare dell'imprenditorialità nelle scuole. E si parla anche del dopo scuola. Si parla anche di disabili, sicurezza e salute, e sono tante le associazioni che se ne occupano, anche per il sostegno ai disagi e assistenza in genere. Poi c'è la parte lavorativa, le industrie, quelle nuove, quelle vecchie, quelle da farsi, quelle che stanno finendo. Si parla di lavoro, del commercio dell'usato, riciclaggio dei rifiuti, delle vecchie industrie, dell'artigianato anche da farsi nuovo, del mercato anche coperto. Nell'ambito della scuola o degli scolari, per il trasporto degli alunni, dei bus serali, delle strade sicure e anche della bretella, che è un modo per... Si parla poi di tecnologia, banda larga, generico, ma wifi un po' dappertutto, delle app che sarebbero dei programmi specifici per i telefonini con delle informazioni. Si parla dell'online e degli eventi in diretta. Eventi in diretta significa prendere in diretta e in diretta andare, come se fosse una TV in diretta. Si parla del cibo, Expo ce lo insegna, e anche di creare una sede per il cibo per sviluppare la cultura sul cibo. Animali, c'è di tutto, animali, animali e l'amore per gli animali. Si parla dello sport, dello stadio, degli stadi,
delle attrezzature sportive, delle palestre e il modo anche di condurle a miglior. Ricordiamo anche che esiste anche il Palio di Legnano e il Collegio dei Capitani. Non è una cosa indifferente, perché in Legnano comporta parecchie risorse anche umane. E mi fermo qui per il momento. Ecco, a questo punto faccio delle mie note e annotazioni personali. Ormai sono al 16 di febbraio, quindi posso farlo. In tutti questi progetti che vedete elencati qui sopra, ci sono dei doppioni, triploni e dei quadriploni. Sarebbe interessante che queste associazioni o promotori di questi progetti, insomma, si associino per fare un'idea unica e punto. Poi tutti questi progetti dovrebbero anche confrontarsi con i budget disponibili, o almeno con la somma dei budget disponibili. Sarebbe interessante che trovino anche in proprio dei propri sussidi, essere imprenditori delle proprie idee. Poi sappiamo benissimo che non tutto è possibile fare in proprio e da soli è difficile poter fare le cose. Però essere proponibili come se fosse da solo per prendere meno risorse da altri è già qualcosa che potrebbe essere realizzabile. Poi ci sono quelle, le apps, che sono cose completamente tecnologiche. Quanta gente che non sa di che cosa si tratta. E ce ne sono anche tante che sono costose e anche ben dimenticate. Spiegherò in seguito. È anche vero che in internet c'è troppa informazione e informatizzazione che poi non realizza e non combina niente. Sarebbe interessante condensare tutte queste informazioni, non pagare dei doppioni che sono costosi e poi sono destinati ad auto-estinguersi semplicemente perché si estinguono i soldi e si estingue anche la voglia di continuarle. Quindi che cosa si è prodotto? Che cosa si è proposto. Poi potrebbe essere più interessante a volte riferirsi a dei link affidabili. Se c'è qualcosa che funziona, facciamone un link invece che fare un doppione. Ci affidiamo a qualcuno di cui è affidabile. Cerchiamo anche di stare lontano da quelle consulenze costose di professionisti che sono anche sostituibili da semplici volontari che si aggregano e amplificano anche la loro voglia di fare. Attenzione, i consulenti e i professionisti cercano solo soldi e di non realizzare cose che hanno un solo costo, specialmente che diviene poi, magari costa poco, ma costa moltissimo in manutenzione. E anche a canoni ripetitivi, costa ogni mese e ogni anno. Quelle sono destinate un giorno a fermarsi ed è un progetto a tempo. No, a tempo. Sarebbe anche interessante dare spazio e trovare le genialità, non dei geni che hanno già dei costi. E questo vale anche nelle applicazioni, quelle informatiche. C'è gente che è capace, ma non viene presa in considerazione, arriva il professionista che spiana tutto, pure anche il budget. Quando si parla di turismo cittadino popolare, attenzione, facciamo in modo che sia unico e che non abbia 44 versioni. Dobbiamo salvaguardare e avere rispetto anche del lavoro di chi l'ha già operato. Ci sono già delle applicazioni anche specifiche in Legnano dove si parla dove vuoi andare a dormire, dove vuoi andare a mangiare, dove vuoi andare a trovare, dove trovare ristoranti e tutte quelle cose che già esistono. Beh, è una categoria che viaggia con il loro budget e con la loro pubblicità, ma già esistono. E non buttiamole via,
attenzione, vediamo di aggregarle e trovare e fare qualcosa. Non facciamo 4 volte lo stesso lavoro, la stessa pubblicità. Attenzione anche a non fare dei progetti che paga comune, ma che poi risulta che hanno un introito personale, perché ci aggiunge pure le pubblicità, parte col comune e poi viaggiano con i loro soldi. Sarà bene che partano già con i loro soldi, se questo è il progetto. Attenzione a queste derive. Chi ha già delle sovvenzioni, è bene non sovvenzionare ancora, perché stanno sfruttando male forse delle risorse già avute, e ci sono questi. Per quanto riguarda i giovani, piuttosto che finiscono alla sera, non sanno cosa fare, finiscono nei bar a bere, eccetera, spingiamo questi giovani, ad esempio, nelle cose che sono già costituite e sono sicure, ad esempio, verso le contrade, dove sono ambienti sani e anche di buona aggregazione. Spingiamo di più le contrade. Io le vedo benissimo, ce ne sono 8 in Legnano. Sono tutte buone, spingiamo i giovani verso le contrade. Lì si fanno anche matrimoni. Dobbiamo fare anche delle aggregazioni e non delle alternative quasi simili. Significa che non dobbiamo sprecare risorse economiche e intellettuali. Ho detto questo. Dobbiamo spingere anche la gente alla creatività, e alla creatività che è quella che è propria e imprenditoriale, cioè il sapere della propria creatività, creare un qualcosa che possa rendere in seguito anche a se stessi, e per portare anche, imparare a lavorare a giovani o a chi che sia con dei corsi, e mettendoci anche degli sforzi personali. Aggregazione di giovani, ma devono essere loro stessi a ricrearsi e non attendersi a farsi ricreare magari da una generazione in più, peggio ancora da 2. Questo anche per curare l'ambiente, il pubblico, eccetera. Bisogna anche interessarsi a fare anche una cultura, a come muoversi almeno in città, ma fare cultura. Esempio, spiegare agli automobilisti, lasciatemi esagerare, che in città non si entra, si può andare anche a piedi e anche in bicicletta. Non bisogna fare paletti e palettini e cartelli, bisogna spiegare che si può fare diversamente. Questa è la cultura. Per quanto riguarda l'arredo urbano, a mio parere non va aumentato, ma va razionalizzato. Ci sono troppi cartelli disturbatori del paesaggio e anche al cittadino, oltre ai costi di questi cartelli. Troppi pali, paletti tra i piedi e i pedoni. Guardiamo l'orizzonte. Cosa vediamo sull'orizzonte? Pali, paletti, cartelli e frecce, divieti e obblighi. Possiamo ridurli? Culturizziamo un attimo, però facciamo un ambiente visibile. Che i nostri giovani aiutino i meno giovani ad informatizzarsi con opportuni eventi. I giovani che schiacciano i bottoni, gli anziani non schiacciano i bottoni, beh, si può avvicinare queste differenze. Dobbiamo anche migliorare l'associazionismo, significa aggregazione. Aggregazione cosa vuol dire? Aggregazione che cosa vuol dire? Vediamo un po', un progetto, parliamo del mio personale, Proloco Legnano. Poche parole, cosa significa? Non è il mio progetto è Storie di Legnano. Proloco significa aggregare tutte le parti culturali, ma può essere il comune, la famiglia legnanese, le contrade, anche i singoli, anche i più piccoli, i più stupidini, gli insignificanti, quelli che hanno qualcosa da dire a costo zero e che possono dire qualcosa. Aggreghiamo per eliminare i doppioni, triploni, quadriploni
e specialmente, e qui metto un inghippo, trovate in mezzo a questi 110-120 progetti quali sono quei progetti che si presentano bene, ma hanno tutte le risorse per poter fare quello che dicono, ma non l'hanno fatto finora e cercano ulteriori soldi per poter andare avanti. Troviamolo. Ci sono questi che progettano, ma questi sono cercottoni di soldi a discapito di tutti gli altri. Sono certo che ci sono, posso documentarlo, però trovateveli voi, perché io su questo argomento lo chiudo. Proloco Legnano è l'aggregazione di tutti. No, 0 euro in entrata, 0 euro in uscita, quindi non tocco nei budget, è solamente la voglia di stare insieme con 0 e con 0 burocrazia. Il mio progetto personale non c'entra niente, ma la Proloco la vedo solo come un fatto aggregativo delle risorse già esistenti o che esisteranno. In questo filmato ho raccontato semplicemente quello che ho letto nel Legnano Ideale e i progetti. Sono contentissimo di aver visto tutte queste cose, anche le più disparate, ma ci sono, finalmente ci sono. Non è una pagliacciata come qualcuno ci ha raccontato in un consiglio comunale.